La città di Arignano è citata per la prima volta alla fine del secolo X in un diploma dell'imperatore Ottone III di Sassonia. Feudo della città di Chieri fino al XVIII secolo, vide il succedersi di numerose famiglie nobili, sino ai Costa della Trinità. Spiccano sulla città i due imponenti edifici della Rocca e del Castello Inferiore. La Rocca, detta anche Castello Superiore, esisteva già nel 1047, ma deve l'attuale aspetto alla ricostruzione della fine del XIII secolo, effettuata al termine della guerra tra il marchese Guglielmo VII del Monferrato e i comuni confederati di Asti e Chieri. Danneggiata pesantemente dalle milizie di Faccino Cane nel 300, fu nuovamente ricostruita un secolo dopo con cortine murarie rinforzate da torri quadrate e da un mastio. Nel 700, perso il suo carattere difensivo, il castello superiore fu ampliato con la costruzione di una villa per i conti Costa della Trinità, presto arricchita di affreschi a grottesche e stucchi e da sorprendenti scuderie neogotiche di gusto già Carlo Albertino. Il castello inferiore, invece, fu fatto costruire dai conti Costa a metà del XV secolo. La chiesa parrocchiale, dedicata all'Assunzione di Maria Vergine, fu edificata nel 1781 in sostituzione di una chiesa più antica. Di particolare interesse è il lago di Arignano, in località Cremera, fatto costruire da Paolo Remigio Costa nel 1839 su progetto dell'ingegnere Benedetto Brunati, per assolvere compiti di utilità in rapporto all'irrigazione, al funzionamento di mulini e per la produzione di ghiaccio. Oggi, dopo un secolo di abbandono, è un'apprezzata oasi naturalistica.